Dicono le statistiche che la città di Milano ogni anno, anche quest'anno, ha il record per i reati che vengono denunciati dai cittadini. Possono essere i furti, gli scippi, le rapine, sono anche per esempio i casi di violenza sessuale. La provincia di Pavia, il capoluogo in modo particolare, è al 14° posto in graduatoria. Questi sono i piazzamenti delle due città alle quali facciamo particolare riferimento qui a Milano Pavia TV, in una regione, la Lombardia, che ogni anno purtroppo detiene in tal senso la maglia nera. Ma anche la cronaca ci ricorda come esista un problema di sicurezza. Nelle ultime settimane la politica, anche nazionale, non fa altro che discutere di quanto accade nella metropolitana di Milano con le borseggiatrici che si stanno fronteggiando in un ideale scontro con i comitati dei cittadini che vogliono garantire il patrimonio, per così dire, dei passeggeri. E poi ci sono gli autisti degli autobus e dei mezzi pubblici in generale che dicono: abbiamo paura, quando andiamo in servizio spesso rischiamo la nostra incolumità. A Orizzonti, in questa puntata, cercheremo di capire come mai sia così difficile garantire la sicurezza. Adesso la sigla e poi gli ospiti che dibatteranno insieme a noi. A segnalarsele tra di loro. Credo che Cavaldonati è un po' lo spirito che anima anche il vostro gruppo. L24 da qualche anno a questa parte è un comitato che è nato proprio per contribuire, sì, no, a tenere sotto controllo il territorio. È nato nel 2015 a Linarolo, poi si è espanso in tutta Pavia e provincia. Tuttora in questo momento abbiamo 256 iscritti certificati di WhatsApp. Certificati intendo, non dico che hanno una schedatura, ma sono persone delle quali abbiamo cercato di avere la massima informazione, perché come potete immaginare le notizie che transitano sui nostri canali sono anche in un certo senso riservate, non solo targhe ma anche nomi, quindi dati sensibili, per cui le persone che frequentano la nostra organizzazione sono insomma al 99%, diamo una certa garanzia. Nella nostra etichetta non esiste la ronda, ma voglio dire, solo per una questione proprio che la nostra, diciamo, il nostro modo di essere prevede l'osservazione più che appunto girare i luoghi. Comunque stimo molto questo ragazzo che cerca di contribuire, di dare una mano alle forze dell'ordine, fondamentalmente questo. E come dice lei, dottor Michalizio, è molto importante che non si faccia il danno, ecco, durante il voler far bene. E, beh, è una realtà consolidata, noi riceviamo informazioni anche proprio dalle istituzioni, c'è questo flusso informativo, e ritengo assolutamente uno strumento molto potente per il cittadino, quello di essere informato in tempo reale. Quello che non dico che manca, ma quello che noi facciamo è informare in tempo reale quello che ti succede attorno. E questo, non c'è quasi nulla che lo possa fare, a meno che non sia una situazione di grande notorietà. Appunto, lavoriamo in questo senso, e poi Chiara ci dirà cosa facciamo a San Pietro. Questa è un po' la nostra mission. Vostra missione. Adesso torniamo ancora su Milano. Ho avuto colloquio con l'assessore Trivi qualche settimana fa, e mi era stato detto appunto che la famosa telecamera che dovrebbe essere posizionata davanti alla chiesa di San Pietro, che dovrebbe vedere anche la zona della ex Necchi dove è stato trovato un cadavere l'anno, sì, scorso ad ottobre, non so se vi ricordate, sì, ecco, questa dome cam dovrebbe praticamente far vedere sia la parte verso la Necchi che tutto il viale di San Pietro, viale Cremona, tutto, diciamo, una buona parte. Questa è una telecamera fondamentale. Allora, il Comune, l'amministrazione, come mi ha detto l'assessore Trivi, dice i fondi ci sono, è stato deliberato, però non mi ha detto le tempistiche. E siccome da molto tempo che l'aspettiamo, almeno questa, che è fondamentale, appunto chiediamo al Comune di accelerare questo
questo presidio. Necessità. Sì, esatto. Anche, necessità. Anche perché noi e l'operato anche da degli dire agenti. Che l'amministrazione del Comune di Pavia aveva emesso un bando, anzi, aveva messo diciamo, a disposizione circa 1.000 euro per ogni persona privata e commercianti per potersi dotare di una telecamera personale all'interno o all'esterno dei propri locali. Purtroppo poi sembra che è già successo due volte nell'arco di 5 anni e anche questa seconda volta che è avvenuta nel 2022 non ha partecipato nessuno, quindi nessuno ha approfittato di questa occasione. Bisogna dire questo perché comunque l'assessore Drivi in questo si era dato da fare e ci aveva promesso questa cosa. Adesso aspettiamo con la telecamera e vediamo che cosa succederà nel prossimo futuro. Di sicuro San Pietro purtroppo rimane uno dei quartieri più delicati e difficili per la sicurezza. Anche perché è, diciamolo, a beneficio di chi non collega bene la, diciamo così, la toponomastica di Pavia, è verso la periferia, verso Cremona, giusto? Verso il Ponte della Becca, verso Linarolo, insomma, in quella direzione. Telepavia era già stata a Monte Bollone, alla fermata del 3 circa 2 anni fa, e mi aveva già intervistato a me e la signora Perucchini proprio per una questione di sicurezza sugli autobus. Ok, le chiedo un attimo scusa perché mi dicono che mentre parlava c'era un'interferenza, probabilmente è qualche microfono che innesca con un telefonino. Ah, ok, c'è il telefono nel Vediamo taschino se, che fa male anche al cuore, dicono. Ok, siamo a posto. Però stavamo dicendo che San Pietro in Verzolo si trova praticamente lungo una direttrice che porta poi all'Oltrepò da una parte, al resto della Lombardia dall'altra. Quindi... Tra l'altro c'è anche un problema di occupazione abusiva a San Pietro. C'è stato un problema l'anno scorso, nel 2022, di una famiglia di 7 persone circa, che sono entrate all'interno di questa casa, sempre l'assessore Trivi contattandolo mi diceva che non era stato possibile far nulla in quel momento, quindi non era stato possibile arrestare le persone e portarle via perché c'erano i soliti bambini o donne gravide o bambini, lo sappiamo com'è la storia, e adesso il consigliere Castagna mi ricordava che circa una settimana fa ne hanno occupato un'altra, sempre a San Pietro. Fortunatamente ci dovrebbe essere, non so se lei sicuramente è informato, una nuova legge che dovrebbe entrare sul discorso delle case abusive fra l'occupazione, no? Le case abusive fra pochi mesi in un noto partito italiano, che dovrebbe rafforzare il sistema sanzionatorio, addirittura il codice proprio penale, quindi l'arresto in caso di occupazione. Lei come puoi immaginare le persone abusive a San Pietro non cioè le persone che occupano abusivamente le case non abbiamo bisogno, insomma. Ecco. No, beh, immagino che abbiate già altri problemi, ma sappiamo che è una piaga che purtroppo da nord a sud riguarda un po' tutta Italia e ne abbiamo parlato in passato in questa... Tutto sommato continua a susseguirsi a random, ogni tanto questi lampioni non funzionano e qualcuno sospettava addirittura su una banda di ladri. Poi nella slide successiva si parla di quello che dicevo prima, cioè della... di questo consigliere del Comune di Pavia che è intervenuto chiedendo quali sono le intenzioni del Comune per quanto riguarda l'occupazione abusiva delle case. Tra l'altro non so se lo sa che prossimamente il PGT Comune di Pavia sta cercando, ma lo saprà sicuramente, di spostare il campo nomadi da Piazza d'Europa dove? A Pavia, San Pietro. Avete compagnia. Allora, vabbè, questo è un tema sul quale però mi